Allora, si aspettava questa salvezza quest'anno? Sì, le aspettavo con tutto il cuore. Non ci stanno parole. Qual è il giocatore che l'ha impressionato di più? Sì, è Bontà. 4-1 con la Vibonese, la salvezza già acquisita. Sì, sì, già era matematica, cioè matematica anche un punto, mi sembra. Però questa è la prima partita veramente in casa che siamo stati veramente dei lupi come ai vecchi tempi, è giusto? Dobbiamo considerare anche il valore dell'avversario. Sì, l'avversario ha pareggiato col Foggia domenica scorsa, sì, si vede la differenza. Però ripeto, se non facevamo qualche errore durante il campionato, pure con la Turri, cioè qualche punto in più, stavamo benissimo nei playoff, vi sembra? Che ruolo ha avuto Cudini in questa squadra? Un po', diciamo, noi, diciamo alla fine, diciamo il merito ci sta perché ci siamo salvati con un buon spazio, insomma, Cudini ho sempre difeso, però qualche errore l'ha fatto, insomma. Contento per questa salvezza? Abbastanza, quello che cercavamo da tanto là, è arrivato nelle ultime giornate, però ci dobbiamo accontentare. Bella partita comunque. All'inizio di questa stagione era pessimista oppure ottimista? No, sapevo che era un campionato di transizione, dovevamo un po' acquistare certi valori sia in campo che sugli spalti. Sembra che a fine campionato abbiamo raccolto i risultati prefissati all'inizio del campionato. Mancano ancora due giornate, si potrebbe puntare anche ai play-off. Non lo so, questo dipende dalla società. Secondo me se loro hanno intenzione di almeno giocare qualche altra partita, ce la potremmo anche fare. Ha fatto l'abbonamento oppure veniva così domenica? Vengo dalla provincia di Senne, da Carpinone precisamente, sono gli ultimi 10 anni sempre abbonato, ogni anno a vedere il Campobasso. Cosa potrebbe, diciamo, augurare a questa società? Non lo so, se si smuovono anche tutte le forze imprenditoriali della nostra regione, un po' con l'aiuto dei tifosi e di tutti, potremmo fare tante cose. I tifosi oggi si sono divertiti. Ma sicuramente è stata una bella prestazione, abbastanza leggera, quindi speriamo che si possano porre le basi per un proseguio di questo tipo. Ti aspettavi, insomma, una salvezza relativamente tranquilla, considerato che non ci sono stati acquisti di spessore? Ma sinceramente sì, perché comunque il gruppo è stato sempre molto unito e compatto anche durante le sconfitte e poi sono arrivati risultati importanti come quello a Bari, quindi sinceramente mi aspettavo questo risultato. C'è qualche calciatore che ti ha impressionato in questa stagione? Ma sicuramente Mausso ha fatto una crescita esponenziale, quindi Liguori chiaramente ultimamente sta segnando molto e fa molti assist ed è molto utile alla squadra. Cosa si aspettano i tifosi da questa società? Ma di ripetere un campionato sicuramente uguale a questo, ma con un'aspettativa ancora più alta, e di almeno provare a raggiungere i playoff per comunque portare la piazza in alto.